Buonasera ragazzi, anche oggi parliamo di qualcosa di molto interessante a mio avviso, cioè di quanto costa aumentare la potenza del contatore domestico. Allora, facciamo una premessa. A mio avviso, comprare un'auto elettrica ha senso solo e solo se avete sostanzialmente un posto dove ricaricarlo. E cosa intendo? Cosa intendo dire? Cioè, se avete un garage, oppure, male male, se avete un supercharger vicino casa. Nel caso di una Tesla, oppure avete una colonnina pubblica, insomma, se ce l'avete proprio vicino casa e c'è poca gente, ecco. Però l'ideale, ma proprio l'ideale, è avere un garage domestico. Allora, adesso facciamo il caso in cui noi vogliamo aumentare la potenza del nostro contatore. Allora, c'è da dire già che attualmente, come penso che voi tutti sappiate, il contatore domestico in una casa è di 3 kW, eroga la potenza di 3 kW, di cui di picco 3,3 kW. Allora, qual è il senso di un'auto elettrica? È chiaro, è quello di usare l'auto di giorno. Sostanzialmente così, insomma, cioè l'utilizzo medio, l'utilizzatore medio userà l'auto di giorno e poi male male lo metterà in carica la notte in garage, quel tanto che gli basta per ripristinare l'autonomia che ha sprecato, cioè che ha sprecato, che ha consumato per andare a lavoro, per andare a fare shopping, insomma, nell'utilizzo di questa vettura, ecco. In media, in Italia, si percorrono circa al giorno 50 km con un'automobile. Quindi già con un contatore standard possiamo anche riuscire a ripristinare questa autonomia. Cioè, andiamo a fare due conti pratici. Allora, pensiamo di mantenere la macchina di carica per 10 ore. La potenza del nostro contatore è di 3 kW. Benissimo. Ovviamente abbiamo una casa connessa, quindi deve alimentare il frigorifero, magari la lavatrice, insomma. Quindi possiamo dire che, non lo so, attacchiamo la nostra macchina alle 11 di sera e poi andiamo a dormire. E poi alle 7 di mattina ci svegliamo. Molto standard, diciamo, no? Quindi possiamo dire quanto sono? 8 ore? Benissimo. Stimiamo che, possiamo stimare che di questi 3 kW alla vettura va, di questi 3 kW, uno se lo ciucci la casa tra frigorifero, magari mettete la lavatrice o la lavastoviglie, insomma, ecco, in media. Ovviamente se voi mettete il frigorifero, quello consumerà, ovviamente la notte consuma poco perché voi non lo aprite, però se andiamo a mettere la lavatrice o la lavastoviglie, esse saranno accese per 1 ora, 2 ore, 3 ore, quindi magari abbiamo quelle prime 2 ore, che ne so, dalle 11 all'1, in cui abbiamo un consumo più elevato, poi dall'1 in poi il consumo è nullo, c'è cioè solo quello del frigorifero. Comunque facciamo una media di 2 kW. Quindi facciamo un kilowatt lo consuma la casa e gli altri 2 kW vanno alla macchina. Bene, per 8 ore sono 16 kW. E 16 kW per 5, come vi ho detto, più o meno il consumo di un'auto è di 5 kW a chilo, di 5 kW, sostanzialmente una vettura elettrica con un kilowatt, un kilowattora, per un kilowattora di energia, percorre 5 km. Benissimo, quindi 16 per 5 fa 80. Quindi con un contatore standard una notte possiamo ricaricare la nostra automobile per fare il giorno dopo 80 km. Ma mettiamo il caso in cui abbiamo un lavoro che ne richiede ad esempio 150 km al giorno. Allora, è possibile avere l'auto elettrica senza andare a ricaricarla alle colonnine? Perché magari non vogliamo lasciarla, sono lontane, oppure non sappiamo se sono libera o no, non vogliamo avere spese extra. Come possiamo fare? Dobbiamo aumentare la potenza del contatore domestico. Costa tanto? No, e ora ve lo spiego. Allora, c'è un'agenzia, si chiama l'ARERA, cioè l'autorità per la regolazione delle energie, delle reti e dell'ambiente, ha fissato che
bisogna la potenza con cui possiamo aumentare il contatore in rete monofase, ovviamente, può passare dai 3 kW standard ai 6 kW di massima. E questo aumento di potenza verrà fatto a scaglioni di 0,5 kW, cioè da 3 a 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Benissimo. La richiesta per questo aumento costa 55 € al kilowatt. Quindi mettiamo il caso che noi da 3 vogliamo passare a 6 kW. Dobbiamo fare 3 kW in più, ma questo è il caso più estremo, eh. Ovviamente possiamo passare dai 3, ai 3,5, ai 4, 4, quanto vogliamo, però nel caso peggiore, quindi dai 3 ai 6, quindi per 3, 3, quindi 3 per 55 € sono 165 € più o meno. E questa richiesta va fatta solo una volta, ovviamente. Quindi pagate 155 € per un aumento di 3 kW, 110 € per un aumento di 2 kW. E 55 € per un aumento di 1 kW solo. Quindi lo fate una volta e basta. E ovviamente potete anche aumentare di 1 kW, 1,5 kW o 2,5 kW oppure di mezzo kilowatt. Quindi se aumentiamo di mezzo kilowatt solamente, da 55 € diviso 2, 27 €. Di 1,5 kW, 70, quant'è? 80, vabbè, insomma 80 € più o meno, ecco. Sto facendo a naso i conti, ecco. Quindi, ok, abbiamo capito. Ma l'elettricità costa di più al kilowattora? Quanto costa? Cioè, invece di 20 centesimi costerà di più? No, l'elettricità al kilowattora costa uguale. Quindi voi semplicemente il costo è uguale, non cambia niente. Che altro volevo dirvi? Ah sì, che è prevista una quota fissa annuale. Quindi voi innanzitutto dovete pagare questi 55 € a kilowatt di aumento di potenza una volta e basta, però annualmente si paga una quota. E questa quota, per un esempio, costa 35 € a ogni kilowatt e mezzo, quindi per un aumento da 3 kW a 4,5 kW costa 35 € all'anno, mentre da 3 ai 6 costa 71 € quindi 1 kW e mezzo viene 35 euro. Ok, quindi sostanzialmente, a parte la spesa che bisogna effettuare una volta per la domanda, per l'aumento della potenza, semplicemente il costo dell'energia è lo stesso, tranne che bisogna pagare una quota fissa annuale. Ora benissimo, facciamo due conti. Ovviamente possiamo ricaricare a 6 kW. Per esempio, ho preso il caso di una Model 3, di una Tesla Model 3, essa in monofase ricarica fino a 7,4 kW, che sarebbero 230 volt per 32 A, mentre in trifase ricarica fino a 11 kW, cioè 16 A e 400 volt. Però noi stiamo facendo il calcolo per 6 kW, quindi l'utilizzo più, diciamo, se abbiamo da fare tanti chilometri, ecco, dobbiamo fare tanti chilometri, non ci va di andare alla colonnina. Benissimo, quindi il conto di prima. Abbiamo 8 ore, e di cui diciamo che 1 kW se lo ciuccia la casa e gli altri restanti vanno alla macchina. Quindi abbiamo 8 ore e 5 kW alla macchina. Quindi possiamo dire che ricarica andiamo a mettere 40 kW. Quindi nella nostra batteria saranno 40 kWh di energia. 40 kWh. Vi ho detto che più o meno, si consumano circa. Possiamo fare circa 5 km con 1 kW, che è 1 kWh. Quindi sostanzialmente, che succede? 40 per 5, 200. Quindi voi dal vostro garage ogni notte potete mettere 200 km di autonomia nella nostra vettura senza alcun problema. Quindi non c'è alcun bisogno di andare in colonnina. Ovviamente se dobbiamo fare un viaggio è chiaro che dobbiamo fermarci alle colonnine, ma nel 90% dei casi, 95% dei casi, già vi ho detto, già con una ricarica normale andiamo a mettere 80 km nella nostra batteria. Però aumentando la potenza del contatore fino a 6 kW, il massimo andiamo a mettere ben 200 km di autonomia nella nostra batteria. Quindi penso che per un utilizzo quotidiano 200 km sia proprio a bomba.
Beh, ragazzi, se vi è piaciuto il video, come sempre, lasciate un like, condividete il video, lasciate, se vi va di parlare, mettete un commento e, insomma, iscrivetevi al canale. A presto!